Davvero non hai idea, Pico? No, Malala, no. Ho provato a chiamare Federico sul cellulare, ma mi dice che non è raggiungibile. Ah, anche a me. La mia povera piccola sta così male, sono molto preoccupata. Questo è troppo per me. Anche per me, questo è troppo, veramente. Ascoltate, ho la parete ricoperta di diplomi in tutte le specialità e che cosa devo fare? Portare il tè nelle camere. Come se fosse una semplice cameriera. Non lamentarti, Antonio, sai bene che si tratta di un'emergenza, quindi non lamentarti. Sì, sarà un'emergenza, ma la gente dirà, ecco, Antonio che fa la cameriera. Eppure è diplomato cordon bleu. L'unica cosa che vi dico è che devo portare il tè a Nilda. Che vergogna, che vergogna, che vergogna, povero me. Ma cosa dice? È lui che non conosce vergogna, santo cielo. Scusami, non volevo parlarti davanti ad Antonio, non mi sembrava corretto. Hai fatto bene, amore mio. Stavi dicendo che... Delfina è corsa dietro a Federico. Io? Sì. Sì, stavo dicendo che è corsa dietro a Federico e spero davvero che non sia accaduta una disgrazia, poverina. Non risponde neanche a me. Ma da quanto dura la storia della piccola Carla e Federico? Quella ragazza è una svergognata, eh? Va dietro a chiunque abbia un po' di soldi per non sentirsi povera. Che no, schifo. No, ti prego, non dire così. Sai che non è vero. Va bene, in ogni caso siamo tutti molto contenti che tu sia di nuovo tra di noi. Grazie. Ti ringrazio, mille grazie. Dimmi una cosa, Mattias. Sì? Ti vedi ancora con quella pazza di ragazzina dei Fritzenwalden? Non mischiarti, è un problema mio. Credo che invece tu dovresti preoccuparti di quello che succede qua, no? Io sono molto attenta a quello che succede qua. Anzi, sono così attenta che mi rendo conto che qui non c'è nessuno. Siamo soli, tu ed io. Sì. E questo sarebbe il lato positivo della cosa. Bisogna sempre trovarne uno, sì. No? Tu l'hai trovato? Non essere timido, per favore. Non è che sia timido. Eh? Mi sono accorto che Antonio ha dimenticato di portare... Ecco, glielo porto. Altrimenti, Nilda... Ai, 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 ai. Ecco. Mettilo qua, sono venuto lì. Appena ho potuto. Lì, sì. Bravo. Mi chiedevo dove fossi. Col silenzio di tomba che c'è in casa non avrai molto da fare. Oh, non lo so, ognuno qui fa come gli pare. Bene, aprimi il letto. Le apri il letto. Oh, mi annoio terribilmente. Nessuno mi porta passeggio. Neanche un po' di musica. Beh, mi dispiace se è una cosa che desidera, ma deve sapere che sono travolto dal lavoro. Perciò le dico subito che stasera mangerete hamburger e purè in bustina. Oh, Antonio, non lamentarti. Su, voglio ascoltare qualcosa avanti. Metti della musica. Ecco la musica. Perché hai aperto il letto che è ancora presto? Lo chiudo, signora. Chiudilo. Ah, ecco fatto. Ecco fatto. Sorpresa, sorpresa, Nilda, come va? Ho portato questo, che penso serva a non far cadere le briciole. Dammi grazie, si annoiano quelli che sono rimasti in casa. Perché dice così? Se viene a trovarmi in camera. Oh, basta, basta con la musica, Antonio, per favore. Allora accendi la TV. È stata lei a farmi mettere vuole la che musica. Le dia da te? E ora voglio vedere la televisione. Beh, se vuole vedere la televisione, cerchiamo di accontentarla, prego. Grazie, signora. Grazie tante. Aspetta ancora una cosa, vediamo. E portami dei fiori. Benissimo, prendo l'espresso per Buenos Aires, vado ai giardini di Quilmes e taglio i fiori per lei, va bene? Ah, santissima donna! Ciao! Come va qua? Bene. Noia mortale. Che piacere vederti qui, Mattias. Sì, neanche per me. Però ora devo proprio andare a leggere i miei documenti. Ah, sì? È questa. Ma da quando ho scoperto l'olio, la patrona, la milanese, mi viene croccantissima, vedi? E guardate i vignè, mi vengono talmente gustosi da leccarsi anche le dita dei piedi. Ma quella è Malala. Guardate un po'. Cosa ci fa in quel programma? Sono fantastiche, sono meravigliose. Perciò mi sembra che la conosca tutto il mondo. L'olio, nessuno mi aveva detto che fosse una stella della televisione. Ho l'impressione di essermi persa qualcosa di grosso. E a me non piace che mi lascino in disparte. Cosa c'è di male nell'apparire in televisione? Io sono un'attrice, un'artista, una stella molto talentuosa. Non tutti possono dire la stessa cosa, no? Quello che tu si chiama artrosi. Ah. Artrosi della ghiandola dell'autostima, artrosi dovunque. Hai deciso un po' tardi di essere una stella della TV. Ma cosa ridi? Tardi? Non è mai tardi, mia cara. E sappi che quando facevo la pubblicità tutti dicevano è bravissima, è... bravissima. Ti dedicherai a questa pagliacciata? Ma certo, alla recitazione da subito. E magari ho bisogno anche, perché mi necessita, di un consulente legale. No, no, io mi occupo della parte commerciale. Quindi e dimmi. Non posso esserti d'aiuto. Ma perché? Mi piace bello, però. Sì, bello. Dimmi, cerebrata.
Federico lo sa? Mattia, sei un... Sì, tutto il tempo che vuoi, che fantastico. C'è? Fantastico. Aspetta, è successo che? Qualcosa? Non ancora, ma succederà, vieni. Se questo è uno scherzo, sta davvero esagerando. Adesso basta, lei non può farsi suora, semplicemente non può. Ascolta, io ci ho riflettuto sopra. E se poi sentisse veramente la vocazione... Non la sente, io so che non la sente. Il signore non può portarmi via la mia cicciottella, non può farlo. Senti, aspetta, sai qual è il problema, secondo Quale? Me? Sai quella ragazza, Lana? Sì, quella che è lì. Le ha lavato il cervello. Glielo faccio io il lavaggio del cervello, anzi glielo spacco. Vado a risolvere questa cosa. Vai e risolvila. La risolvo io. Ti dispiace andartene? Cosa fai, Bata? Tu cosa fai? Vuoi diventare suora? Sei matta per caso? Non far le pressioni, a te per ho favore. Detto di andartene. Non mancare di rispetto alla mia consulente spirituale. È una santa, Lana, lo sai? È una santa. Non c'è problema, davvero. E comunque me ne devo andare. No, tu resti, tu cerca di calmarti. Ma senti, perché vuoi farti suora? Perché io non pesti quel chitarrista vagabondo? Tanto lo pesto lo stesso. Sapevo che eri un cafone, ma questa volta hai vinto il primo premio. Sei davvero incredibile. Va bene così, Sofia. Non te la prendere. Una cosa. Non sono per niente santa, va bene? Beh, questa è una questione importante, sì. Quindi vi grazie. Lascio soli. A domani. Addio. Tu sei un eretico, un anticristo, un perfetto idiota, Bata. Se lo fai perché io non lo pesti, sbagli, lo pesto lo stesso. Alana. Capisci? Tu devi solo fare in modo che lui te lo dica, che te lo confessi. A me però sembra un imbroglio. Sì, ma è per una buona causa. Una buona causa? Ne hai per molto? O possiamo conversare un po'? Ma Lala, non vedi che Mattia sei con me? Va bene. Va bene. Ma poi non pensare di venire a cercarmi, perché sappi che troverai la porta chiusa, carino. Ma questa che cos'ha? Allora? Allora, non so, sono un po' grande per queste cose, Dominique. Non so se riuscirò, io non riesco a mentire. Dai, per favore. Io ho quasi ucciso Greta per un atto di incoscienza. E allora? Adesso tu vieni a dirmi che non sai mentire. Allora? Va bene, d'accordo, sì, non c'è problema, dai. Sì, bene. Cugino, posso farti una domandina? Cos'è, una domandina intima? Beh, un po', più o meno. Cosa c'è tra te e Sofia? È molto simpatica e ho notato che è molto sola, quindi... Sì, è sola, povera ragazza, con la famiglia che ha. È una disgrazia quella. Ah, quello è vero. Mm-hmm. E il ragazzo, stanno insieme? Tu lo sai? Così, così. A volte sì, a volte no. È un po' strana come coppia. Loro sono strani. Ma a te non piace lei? O sì? No, così, così. Che ne so? Suona qualcosa, dai. Prima che me ne vada. Sono un po' giù. Ok, va bene. Ma niente di deprimente, sennò poi sto peggio. No, niente di deprimente. Su camminava e ti passava. Ti giuro che lo odio, lo prenderei a botte, devo dire la verità, prima o poi io Ma lo... Ma certo che deve dire la verità. E poi cosa crede? Crede di poter fare il lavaggio del cervello alla mia paffutella? No, è matto. A chi? Alla nostra paffutella, alla nostra. Per l'ultima volta, a chi? Alla tua paffutella, alla tua. Ah, ora ci siamo. Franco, ti prego, ascolta. Lasciami in pace. Salve. Buonasera. Vorrei una camera a nome di Franco Fritzenwalden, per favore. Bene, anche la signorina? No. Sì. No. Sì. No. Scusate, non capisco bene. Sì, sì o no? No, è per me. Va bene, firmi qua, per favore. Sì. Ecco, prego. Io non me ne vado. La sua chiave, signore. Franco. Grazie. Franco, ascoltami un attimo, no, mi basta, lasci non parlare. Non voglio ascoltarti. Ma non sono un cane, non puoi cacciarmi via così. Pedro, portala via. No, non mi toccare, Pedro, ti prego, fammi parlare un minuto, no, per parla favore. Con Federico, accidenti se voglio di parlare, o parla col tuo albero. Ma lascia in pace me, capito? Oh, no. E io che faccio? Resto, me ne vado. Franco, tesoro, ascoltami un attimo, non volevo mentirti, devi credere. No, non mi hai mentito, mi hai tradito, Flor. Tu e quel falso di Federico. Non dire così, lui ci sta davvero male, è incapace di tradirti. Non dire a me di cosa è capace mio fratello, eh? Lo credevo incapace di mentirmi, invece guarda. No, aspetta un attimo, cerchiamo di ragionare un non po', Non voglio ti aspettare, prego. Non voglio. Sai perché sono qua? Per non vederlo mai più, perché se lo incontro gli spacco la faccia. Franco, dimentichi che è tuo fratello. No, è lui che ha dimenticato me e io non glielo perdonerò mai. Sono qui per non dire la verità a Delfina, quindi per favore lasciami in pace. Basta, lasciami no. in pace. Oh. Stai bene? Salve. Buonasera. Scusi, vorrei sapere se si è presentato in questo albergo Franco Fritzenwalden. Scusi, ma lei chi è? Senta, io sono Federico Fritzenwalden, il fratello maggiore di questa persona. È un'emergenza, mi può dare questa informazione, sì o no?
Senta, mi dispiace, ma non posso darle informazioni sui nostri clienti. No, non mi sono spiegato bene. Le sto dicendo che ho un'emergenza familiare. Mi scusi, ma è la politica di questa... Senta, io so molto sulle imprese, la capisco perfettamente. Le sto chiedendo di fare un'eccezione e di cambiare politica. Mi mette in difficoltà. No? Bene, allora trovi una soluzione. Ma che cosa ci fa qui, Federico? Ehi, aspetta, saliamo le scale. Basta, quali scale? Ti ho detto di andartene, per favore. Aspettarci, non hai freddo? Che dici? Mi ribolle il sangue, voglio strangolare Federico, quale freddo? Ascoltami, Federico voleva parlarti, ma non ha trovato il momento. Mi scusi, ma le ho già detto tutto quello che dovevo dirle. Allora, per favore, mi chiami il direttore. Purtroppo non c'è. Ho bisogno di parlare con qualche responsabile, per favore. Sono io. E prendiamo l'ascensore? No. Di nuovo al piano. Franco, io ti voglio bene. Ti voglio molto bene. E non voglio che tu ce l'abbia con me. Ma io non volevo che tu mi volessi bene. Volevo che mi amassi. Tutto qua. Ma io non posso farlo. Vai con Pedro, Flor, per favore, no, vattene, Franco, vai. No, Franco, resterò qui finché tu non mi avrai ascoltato. E se necessario vado sul tetto dell'albergo con i piccioni che no. mi volano in testa. Flor, resto qui. No! Buonasera. Buonasera, madame. Mi posso dica, esserle in che camera sta Federico Fritzenwalden? Non possiamo darle questo tipo di informazioni. Ma io voglio sapere in che camera si trova Federico Fritzenwalden. Non insista, non glielo posso dire. Tanto lo so che è qui, sono appena stata al vostro parcheggio e ho visto la sua macchina. Non capisce, non mi dica che vuole restare senza lavoro. Senta, essere disoccupato di questi tempi, non è vero? Salve, come va? Senta, il signore che le cerca poco fa stava chiedendo di un'altra persona. Può lasciarmi, le dispiace? Grazie. Pedro. Delfina. Cosa ci fai tu qua, Pedro? Niente, sono venuto a portare Florencia. Ah, sei venuto a portare Florencia e quindi quella bastarda è con Federico. Io li prendo e li uccido. Giuro che questa volta li uccido. Allora, mi dice in che camera sta Federico o no? Non posso, signora. Benissimo, grazie. Allora, hai fatto tutto? Sì, paverno compiuta. Ora tu devi fare la tua parte. Ai suoi ordini, capitano. Come sta Greta, Antonio? Ah, oh, santo cielo, sia benedetto il Signore per questi 120 minuti senza quel tono prussiano che mi traparà il cervello. Volete? No, no, per favore, vieni un po' più avanti. Vieni, rilassati. Ti vedo un po' teso. Perché non ti rilassi? Scusi, ma io... durante le mie ore di lavoro preferisco stare, come posso dire, capisci? Capisco, ma prenditi un minuto, rilassati. Ecco, così, sciogliti un po'. Così. Fush, fush. Sono rilassato. Allora? Cosa guarda? Cosa c'è? Sei cotto della tedesca, eh? Si vede, ti si legge in faccia. Cosa avete in mente? Che vuoi tu? Cosa hai in mente con le mani in tasca? Lascia in pace Sofia, chiaro? Certo, cosa pensi? Che adulandola la conquisterai? Devi essere pazzo. Questi sono affari miei. Quali affari tuoi? Sono anche affari miei, se permetti. Perché io ormai ce l'avevo in pugno, Sofia. Sei arrivata tu con quella chitarrina e hai rovinato tutto. E poi sai una cosa? Sofia ora si è messa in testa di volersi fare suora. E sai perché? Te lo spiego io. Perché vuole coprire te, perché sa che ti io prendiamo. Non ho niente a che fare ah, con no? questo. Ma se si vede da un chilometro, ok? La faccia da sciacallo. Ehi, basta, mi avete stancato. Che vi prende? Siete impazziti? Volete fare a botte per questa cretinata? Dai, facciamo a botte. Tu mi stai invitando a fare a botte, allora mi preparo. Hai appena scavato la tua fossa.